Buongiorno Gemmine. Allora, scusate, ieri sera non ho più finito il vlog, ma praticamente avete visto fino alla cena, quindi dopo abbiamo visto un film, ci siamo visti il film, quello italiano, Perfetti Sconosciuti, era un sacco carino, e poi ci siamo addormentati. E stamattina stiamo andando con la famiglia degli zii di Cesar che ci ospitavano prima. Oggi staremo un po' con loro e non so bene cosa faremo in generale, ma andremo sicuramente al Costco, poi andremo a vedere una macchina, forse andremo al mercato adesso, non lo so. E Simon è un po' sgridato perché ha fatto due cacche e due pipì dentro quando la porta era già aperta, quindi stamattina, quindi ci siamo un po' arrabbiati, però poverino, dopo lo perdoniamo. E quindi andiamo, buona domenica. Allora, noi siamo state al mercato, anzi siamo stati al mercato, e ho comprato questo vestitino di American Eagle, ho pagato solo 10 euro, sono troppo contenta, me lo sono messo subito perché volevo vedere se mi stava bene o no, perché così in caso lo andavo a cambiare, ma no, mi sembra che mi sta bene. Voi che ne dite? Un po' difficile farvelo vedere da dietro, ma non ha niente di particolare, molto carino, mi piace. Adesso credo che andremo a pranzo e poi andremo a vedere anche una macchina e poi andiamo al Costco. Evviva, il mio vestitino nuovo, 10 euro! Si fanno certi affaroni in questi mercati, veramente incredibili. Yeah! Arrivati al Costco, guardate questo iPad gigantesco, guardate la mia mano, è enorme, mamma mia, è gigante. Ci sono anche un sacco di TV. Qui dobbiamo assolutamente comprare oggi i cuscini grandi e poi che altro, degli strofinacci. Alice stessa si chiama, degli strofinacci e i croccantini per Simon, quindi vediamo. Ti piace questa? 48 pollici, bella Samsung, però è nuova, quindi sì, bella. Ah, che carini. Allora, noi siamo appena tornati a casa. Guardate, c'è Simon! C'è Simon, amore! Ciao! Mi sei mancato, amore! E poi abbiamo comprato un po' di cosine. Vi faccio vedere. Allora, abbiamo comprato, questo è tutto al Costco, eh? I cuscini grandi, finalmente. Le more per fare le cheesecake. E poi questi Starbucks, che comprati così costano meno di un euro l'uno, quindi abbiamo presi. Poi abbiamo preso questo pacchetto di forchette, però siccome erano tante ce le siamo divise con gli zii di Cesar, erano 36 e quindi abbiamo fatto metà, così abbiamo pagato la metà. Poi abbiamo preso finalmente due padelline e poi stamattina appunto al mercato, vi avevo già fatto vedere che ho preso questo vestito, e abbiamo preso anche un coltello perché non abbiamo neanche un coltello, e quindi abbiamo preso questo coltello tipo a un euro, così. Oh, eccolo qua, sembro Kill Bill con questo coltello carino. Per un euro dovrebbe funzionare abbastanza bene, tipo un'ascia. Adesso metto a posto tutte le cose che abbiamo preso e poi non so cosa ceneremo. Allora, ora è il giorno dopo e io sono appena tornata dalla piscina. Cesar ha già iniziato il suo vlog, però mi sono resa conto, visto che sto editando il vlog di ieri, che non l'avevo finito, quindi ho deciso di finirlo adesso. E vi volevo raccontare che a Costco ho trovato dei tessuti. Ciao amore, sei passato lì, dei tappeti, ciao, un sacco belli,
e anche degli strofinacci, e ve li voglio far vedere perché così vediamo se vi piacciono. Vediamo sul sito, perché non avevamo tanto commenti. Ieri poi ho cercato, in realtà volevo, vi ricordo, allora partiamo dall'inizio. Vi ricordate quando abbiamo comprato le tende, no? Che sul sito costavano meno. Quindi siccome ieri mi sono piaciuti un sacco di tappeti, uno lungo da mettere nell'ingresso, uno un po' più piccolo ma quadrato da mettere davanti al divano e da mettere anche qui in camera, e uno enorme ma bellissimo, costava tipo 100 euro e da mettere davanti al divano, magari più in là, perché adesso non abbiamo quei soldi da spendere, però mi è piaciuto un sacco, e anche uno per il bagno, e quindi ho detto vabbè, non li prendiamo e andiamo a vedere su internet, magari costano meno. E quindi ieri sera li ho cercati ma non li ho trovati, e ieri sera abbiamo cenato di nuovo con i cereali perché non avevamo per niente voglia di cucinare. Allora, dove potrebbero essere? Appunto, i tappeti, ti ho detto che non ci sono sul sito, non so perché, però gli strofinacci che mi erano piaciuti ci sono, però non li abbiamo presi perché eravamo un po' indecisi. A me piacevano un sacco, guardate, sono questi qua. Che ne pensate? Siccome la cucina sarà grigia, ma ho preso su internet una lampada gialla, perché secondo me il grigio e il giallo insieme ci stanno benissimo, quindi ci sarà una lampada gialla in quella stanza. Ho pensato che questi strofinacci ci potessero stare benissimo, solamente che sul sito costano 209 pesos, invece ieri in negozio costavano 199 pesos, quindi un po' di più costa sul sito. Però non lo so, che dite? Andiamo a prenderli o no? Vi piacciono? Sono 5. Sono carini. E i tappeti non lo so perché, ma non ci sono qui. Tappetes. Dovrebbero stare qui, ma non ci sono. Guardate, ci sono solamente questi tre. Quello che mi era piaciuto era praticamente un po' simile a questo, però non era bordeaux e bianco, ma era grigio e bianco. Però il disegno era sempre tipo così a rombo, ma era leggermente diverso. E quello del bagno somigliava un po' a questo, ma costava di meno, mi pare, costava 200, quindi non lo so, non è quello in realtà. Però boh, vabbè. E comunque sto chiacchierando troppo, oggi è pure il vlog di Cesar, quindi finisco qui questo vlog perché così andate a vedere poi domani quello di Cesar. E niente, un bacione, e non è più buonanotte perché è buongiorno, ma ciao, ci vediamo nel vlog di Cesar stasera, o per voi domani mattina. Ciao, buonanotte. Ciao Giammine! Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, eccomi qui tornata con un nuovo video haul. Allora, in questo video vi faccio vedere alcune cose che mi sono arrivate da Romwe e da Choices. E sono tutti, quasi tutti vestiti. Ci sono solamente un paio di cosine che non mi sono piaciute tanto. Anzi, in realtà solamente una. Tutto il resto sono veramente cose super super carine. E io spero davvero che questi collab haul non li vediate come tipo dei video dove io vi faccio vedere le cose e vi dico ah, io sono figa perché me l'hanno regalate. Secondo me è un'occasione per voi per vedere nella realtà come sono fatte, come sono fatti i capi, e ve li faccio vedere insomma fisicamente e bene, e vi consiglio se secondo me questi capi che prendo io sono validi o non sono validi. E appunto, di tutte le cose che ho preso solamente una cosa non mi è piaciuta, quindi mi è andata abbastanza bene questa volta. Ultimamente su Rombo e su Chai stanno mettendo tantissime cose davvero troppo troppo carine, e veramente all'altezza di Stradivarius, Bershka e Pull&Bear e Zara. Ve lo sto dicendo negli ultimi collab haul, insomma, che mi stanno piacendo davvero tantissimo. La qualità secondo me dei vestiti di questi siti si è alzata nettamente, e quindi insomma vi straconsiglio di acquistare su questi siti. E anche se appunto ripeto come ogni volta che io non ci guadagno assolutamente nulla, ma mi fa piacere condividere con voi questa cosa perché appunto, dato che ho la possibilità, grazie a tutte voi comunque, di poter ricevere tutte queste cose gratuitamente, mi fa comunque piacere farvi vedere e parlarvi insomma delle cose che ho preso e dirvi se secondo me vale la pena o non vale la pena, così che voi possiate comprarle. Allora, iniziamo subito da Romwe, che mi ha mandato tantissime cose. Avevo fatto anche un video abbastanza recente, ma avevo ordinato poi altre cose, quindi adesso che mi sono arrivate vi faccio un video più completo. Questi erano due pacchi di Romwe. Allora, la prima cosa che ho preso...